Ciao ragazzi, io sono Riccardo, benvenuti nel mio canale YouTube e nel mio piccolo laboratorio. Oggi un video velocissimo. Voglio parlarvi di questo piccolo metro digitale che mi è stato inviato direttamente dal sito GearBest per farvelo conoscere. Un piccolo gadget simpatico che adesso vedremo assieme, vedremo le sue funzionalità. Ne ha parecchie e penso che possa tornare utile, quindi vediamo di cosa si tratta e proviamolo. Iniziamo! Ed allora, vediamo da vicino questo piccolo metro digitale, modello Duca Atuman by Xiaomi. Viene venduto all'interno di questa scatolina, all'interno della quale c'è un'imbottitura, un piccolo manuale di istruzioni, tutto scritto in cinese, un controllo di qualità ed il caricabatterie di tipo C. È un dispositivo molto leggero, abbastanza piccolo, con il corpo in alluminio e silicone. Ha un grande display, tre tasti e una rotella, più una presa USB senza coperchio. Mi sarebbe piaciuto se avesse avuto un coperchietto per evitare di far entrare polvere. Comunque ci permette di caricarlo e ha una batteria interna da 200 mAh che permette di avere uno stand by, almeno da quello che dice la casa produttrice, di ben 200 giorni. Una misurazione massima di 99,99 metri, quindi 100 metri praticamente, e ha questo display che si accende premendo e mantenendo premuto il tasto centrale in questo modo. All'accensione avremo la possibilità di iniziare ad effettuare la misurazione, che si avrà posizionando questo LED esattamente nel punto di partenza da cui vogliamo per esempio iniziare a misurare, quindi il bordo di una superficie o una linea di riferimento, e ruotando questa rotellina andrà ad eseguire la misurazione della superficie. È possibile anche azzerare premendo una sola volta ed è possibile vedere la cronologia di tutte le misurazioni premendo il tastino a destra o a sinistra. Ci darà tutte le varie misurazioni che abbiamo fatto ed è possibile eseguire diversi tipi di misurazioni. Infatti, premendo e mantenendo premuto contemporaneamente la freccia a destra e la freccia a sinistra, sarà possibile cambiare modalità di misurazione. Infatti questa icona con questa linea dritta indica le superfici lineari, comunque anche quelle curve, però che non abbiano ostacoli. Tenendo premuto basta premerle appunto assieme e già si varia da quel tipo di misurazione ad una misurazione di una superficie che abbia un ostacolo a destra ed un ostacolo a sinistra. Ipotizziamo l'interno di un cassetto oppure un davanzale, qualcosa che abbia comunque i due ostacoli a destra e a sinistra. È possibile anche misurare superfici che abbiano un ostacolo solo a destra o solo a sinistra, come in questo caso a sinistra oppure a destra. Ma è possibile anche misurare per esempio la circonferenza di un cerchio semplicemente con la misurazione lineare, sia misurazione interna che misurazione esterna, oppure misurare il diametro di un cerchio partendo direttamente dalla circonferenza. In questo modo, mantenendolo premuto, avremo questa funzione. Allora, adesso vedremo pure la possibilità che abbiamo nel menu di andare a modificare determinate cose, quindi lo spengo e lo riaccendo mantenendo premuto il tasto anche dopo l'accensione. Quindi si aprirà un menu interno che ci permette di variare da centimetri a pollici, come in questo caso è impostato in centimetri, possiamo variarlo in pollici con la freccetta. Premendo di nuovo possiamo regolare la precisione della misurazione, quindi agire eventualmente sui parametri. Oppure è possibile spegnere e accendere il bip, io ho preferito spegnerlo, oppure impostare l'illuminazione, la retroilluminazione del display a 30 secondi, 45, 60, 90, 120, eccetera. Quindi questo ci garantisce l'autospegnimento. Impostiamolo per esempio a un minuto e abbiamo di nuovo il menu iniziale di poco fa. Quindi proviamo a fare delle misurazioni lineari, vediamo se si comporta bene. Allora, io ho questa tavoletta di legno e la misuro con un flessometro. Con il flessometro abbiamo 42,7. Misuriamolo quindi con questo metro digitale, facendo combaciare il LED con l'estremità, in questo modo, e dopodiché avanzando. Fermiamoci esattamente con il LED allineato, alla fine abbiamo 42,7, perfettamente allineato con il LED. Quindi è possibile utilizzarlo su superfici curviline, per esempio se io dovessi misurare
la lunghezza di questo bordo del casco da saldatore. In questo caso potrei semplicemente misurare avanzando su questa superficie curva in questo modo e così conoscere esattamente quanto è la misura del bordo del casco, semplicemente ruotando. È un dispositivo comodo, è abbastanza preciso, quindi proviamo a misurare l'interno di questo ripiano come se fosse un cassetto oppure un davanzale. Il dispositivo inizierà a misurare direttamente partendo da 5,5 cm, 5,4 cm, che è la sua dimensione, quindi quando inizia già dà la misura completa della sua dimensione. Avanzando in questo modo avremo 41 cm, che è la dimensione interna. Lo stesso ovviamente quando si tratta di una superficie che ha un lato solo, allora in quel caso dobbiamo impostare solamente destra o solamente sinistra, in questo modo. Proviamo adesso a fare la misurazione di un diametro di un cerchio. Solitamente la misurazione del diametro di un cerchio può essere eseguita utilizzando anche un calibro, quindi misurando per esempio questa parte in questo modo. Così abbiamo 10 centimetri circa, poco più, quasi un millimetro in più, perché qua la latta ha questo risvolto, quindi ovviamente il calibro misura anche questo risvolto, ma misurando la parte interna, come vedete, non riesco assolutamente a misurarla perché non riesco ad arrivarci, quindi col calibro nella parte interna è quasi impossibile. Ma se io volessi conoscerla assolutamente, potrei prendere come riferimento per esempio la giunzione della latta in questo modo, posizionare il LED esattamente al centro e iniziare la misurazione in questo modo, quindi fermarmi esattamente di nuovo alla giunzione e avere 10 cm di diametro, 10 cm scarsi, 9 cm e 9 mm di diametro, cosa che non riuscirei mai a conoscere con l'utilizzo del calibro, perché appunto mi misura 2 mm in più, che è la sporgenza di 1 mm da questo lato, questo gradino, e lo stesso da questo lato. È possibile misurare superfici in realtà quasi impossibili da misurare, perché se noi volessimo conoscere per esempio la misura della circonferenza di questo rotolo di scotch, sarebbe praticamente quasi impossibile. In questo modo invece potremmo allineare con la lineetta appena fatta a matita, iniziare la nostra misurazione e sapere che il rotolo internamente è 24 cm e che ha un diametro di 7,6 cm. Ovviamente se vogliamo conoscere il raggio basta dividere per 2 la misura del diametro e avremo la misura esatta di entrambi i valori, tutti e tre i valori, circonferenza, diametro e raggio. Adesso facciamo una prova di misurazione vedendo la precisione dello stesso metro, partendo dal 2 e arrivando al 22 in questo modo, facendolo scorrere esattamente sul metro. Quindi allineiamo il LED con il 2 in questo modo, avanziamo fino al 22, e come vedete, allineando perfettamente il LED con il 22, avremo 20 cm esatti. Poi scusatemi se mi muovo, ma sto tenendo tutte cose in questo modo, ma allineando a perfezione il LED in questo modo, come vedete, abbiamo 20 cm esatti, e quindi diciamo che il dispositivo è abbastanza preciso. Penso che sia un dispositivo che, ripeto, all'interno di un laboratorio per un utilizzo che non sia di estrema precisione può tornare davvero utile. Comunque può essere un gadget che per la cifra che ha può essere utile da avere e da utilizzare in determinate occasioni. E allora ragazzi, io ho finito con questo video velocissimo su questo piccolo metro digitale della GearBest. E allora, cosa dire? La misurazione è abbastanza precisa, abbiamo visto che misura abbastanza bene, ovviamente abbiamo fatto delle misurazioni relativamente piccole. Il display mostra una misurazione fino a 100 metri, ma non immagino nessuno con un oggetto del genere misurare 100 metri, sarebbe praticamente impossibile. Ritengo che sia più indicato per misurazioni di oggetti piccoli interni di cassetti, davanzali, chi lavora con superfici che abbiano bisogno di una misurazione che non sia precisa, per esempio un tappezziere che debba misurare
appunto un sedile, comunque una sella, eccetera, per fare un rivestimento. Con questo riesce, seguendo anche le curve, ad avere la misura perfetta della superficie, non la distanza da un punto a un punto, ma la superficie sulla quale la rotellina va a appoggiarsi. Allora, lo stesso per quanto riguarda parti anatomiche, quindi per esempio sartorie, eccetera, che possono misurare le misure delle varie parti dei capi d'abbigliamento. Quindi, come oggetto può andare bene. All'interno di un laboratorio può trovare il suo impiego, però forse non è proprio indicato per il fai da te per un laboratorio, però volendo per misurazioni approssimative veloci può andare bene. Approssimative perché all'interno del laboratorio appoggiamo il flessometro, prendiamo la misura e abbiamo un riferimento. Qua dobbiamo andare a guardare esattamente il LED che va a appoggiare proprio sul punto esatto, diciamo che forse ci rallenta un po' pur essendo preciso. Cosa dire? Per il prezzo che ha, costa solitamente fra i 10-15 euro, poi Gearbest mi ha comunicato che farà delle promozioni il giorno in cui io pubblicherò il video, quindi andate a vedere il link in descrizione. E per il prezzo che ha, quindi fra 10-15 euro, solitamente è un oggetto che diciamo, può tornare utile, può essere simpatico da avere, da utilizzare. E quindi se vi interessa, se vi piace, andate a vedere sul sito e eventualmente acquistatelo. Io penso di avervelo presentato nel migliore dei modi, quindi facendovi vedere il suo menu, le impostazioni, eccetera. Vi ricordo che anche se il display è spento in questo modo, quando misurate si accende automaticamente il display e comincia a dare la misurazione quando non è messo in modalità lettura, ovviamente. Quindi in questo modo, anche se il display è spento, inizia a misurare. Detto questo, vi saluto, vi ringrazio di aver visto questo video fino in fondo, vi do appuntamento a tutti i miei prossimi video, sia di recensioni, di oggetti che acquisto, che è qualcosina che mi mandano che io ritengo che possa piacervi o esservi utile. Quindi mettete mi piace al video, iscrivetevi al canale e ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!